Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video continueremo la serie sulla mod della vita reale. Nello scorso episodio abbiamo passato una bellissima serata assieme a nostra moglie Anna e abbiamo parlato un po' del futuro della nostra famiglia. Ma anche questo episodio, ragazzi, sarà dedicato alla famiglia, perché vi devo ancora presentare Andreas. Vi ricordate Andreas dalla terza stagione, che era un bambino che andava a scuola naturalmente? Qua, adesso, oggi, nella quarta stagione, è passato un po' di tempo. Purtroppo, o per fortuna, è cresciuto un bel ragazzo, lavora, ha una ragazza e oggi incontreremo sia questa persona, che ancora io non ho idea di chi sia perché non l'ho ancora incontrata io stesso, e andremo al suo lavoro, che si trova in una via qua in centro. Lo ha cambiato da poco, quindi non ho ancora idea esattamente di che cosa si tratta, ma oggi lo andremo a trovare. Comunque, ragazzi, come potete vedere, adesso mi trovo a casa e ho messo in onore di Kobe la maglia numero 24 dei Lakers. Vedete qua, bellissimo. Avrei voluto fare un episodio dedicato a questo, però non me la sentivo, non ne so abbastanza e secondo me non è giusto. Comunque si respira un'aria piuttosto triste in questa città oggi. E vabbè, niente, evitiamo di parlarne, ragazzi. Ora entriamo dentro casa perché ho delle novità fighissime da farvi vedere. Guardate che cosa ho fatto. L'ho fatto alla TV, lo avremo sempre con noi. Ho messo delle foto nostre alla TV. Guardate un po', questa è Anna. Guardate, bellissimo. Vanno avanti con nella TV, quindi vanno avanti illimitatamente. È sempre accesa, è vero, però non è tipo in risparmio energetico. E vedete, abbiamo un po' di foto di Anna soprattutto e della nostra famiglia. Questa è Giulia, naturalmente, che ormai vi ho già presentato, la conoscete bene. Qua sono io un bel po' di anni fa con Anna, appena conosciuta. Qua sono io quando Anna si era fatta mora. Guardate, siamo in motocicletta. Questo è Andreas, qui vi devo ancora presentare, ma oggi lo scopriamo insieme. Ed ecco qua Anna di nuovo con Andreas, sempre. E qua ci sono io con un'amica di Anna e Anna. Tante foto sono con le sue amiche. Vedete ad esempio questa, è con l'amica di Anna, con le due amiche di Anna. Eccoci qua, guardate che figata. Comunque vedete, queste foto vanno avanti. Non lo so, ne aggiungeremo altre, immagino, spero, piano piano che le facciamo. Devono essere foto belle, però magari prima o poi, insomma, le possiamo fare. Comunque, detto ciò, ragazzi, io adesso uscirei da qua perché voglio assolutamente farvi vedere Andreas. Facciamo qualcosa con lui o con loro. Adesso non so se ci sia anche la sua ragazza, però usciamo dall'appartamento, ragazzi, che sapete che abbiamo parcheggiato la nostra macchina, che ogni volta che la rivedo adesso sono felicissimo, perché vi giuro è una figata la Porsche che abbiamo acquistato. Ma l'ho già detto nelle scorse due episodi, cioè vi giuro, non ogni volta sono lì, che bello, che bello, non vedo l'ora di fare un giro con la macchina, non vedo l'ora di fare un giro con la macchina. Ed eccoci qua, ragazzi, guardate che figata. Allora, saliamo a bordo della Porsche e direi che ci avviamo verso il lavoro di Andreas. Ecco qua, guardate che bello. Allora, il lavoro di Andreas si trova bene o male su questa via qua. Non ho idea esattamente dove, mi ha detto solamente la via, il numero civico non lo so, ma lo troviamo, perché non mi ricordo se era 82, 83, adesso non ricordo precisamente. Andiamo a vedere e andiamo a trovare Andreas, vediamo come si comporta al lavoro. Ragazzi, non è che Andreas è talmente grande da lavorare e basta. Lui sta facendo una specie di scuola lavoro, quindi alle superiori fa una specie di scuola in cui gli fanno fare delle ore di lavoro, degli stage in giro per le aziende, ed è esattamente quello che sta facendo adesso. Sorprendentemente viene pagato, non viene pagato tanto, non viene pagato quasi nulla, però qualcosa viene pagato. Tante volte sento di storie horror, nel senso tipo che non vengono pagati assolutamente da queste aziende, anzi vengono sfruttati, roba del genere. Ma in questo caso, per fortuna, Andreas è capitato bene con una bella azienda che sembrerebbe pagarlo davvero, quindi abbiamo questo vantaggio qua e lui è parecchio felice di farlo. Poi è il lavoro che voleva fare, quindi ci sta assolutamente. Scusatemi, ma sono un pelino di fretta perché non vorrei assolutamente far tardi con mio figlio. Grazie mille. Andiamo qua a destra, ok, e vediamo, dovrebbe essere dritto per dritto quella via lì, credo. Attenzione che, ok, è verde per noi, non vogliamo che scatti il rosso perché questi semafori poi sono assolutamente impossibili da gestire. Ok, ragazzi, allora la via dovrebbe essere quella, vedete, quella con tutte quelle palme laggiù in fondo, dovrebbe essere tecnicamente quella. Vediamo se riusciamo a trovare il posto esatto dove lavora lui, che non mi ricordo. Siete o non siete felici, ragazzi, di vedere Andreas finalmente? Perché in effetti ci è voluto un po' di tempo, l'abbiamo visto da bambino, quindi era assolutamente necessario di presentarvelo adesso. Ci abbiamo messo un po' di tempo. Purtroppo adesso lavora, noi lavoriamo, avevamo un sacco di cose da fare, quindi non siamo mai riusciti a farvelo, insomma, a fare un episodio a riguardo, proprio un episodio intero, perché potevo anche mostrarvelo mentre girava per casa, ma non era proprio il modo migliore per presentarvelo. Questo qua mi si sta avvicinando troppo, questo camion alla mia macchina, inizio ad avere un po' paura. Comunque,
Comunque ragazzi, vedete che adesso la macchina è completamente sporca. Quando è sporca non è un granché bella, bisognerebbe dargli una pulita perché si ingiallisce parecchio, cioè diventa questo marroncino grigetto giallo, non lo so, strano, che non è il suo colore. Dovremmo fargli un trattamento nanotecnologico, cose del genere, per mantenere bene o male sempre ottima la vernice. E vabbè, poi vedremo che cosa riusciamo a fare. Sto semaforo è veramente incredibilmente lungo, ragazzi, non ci posso credere. Uff, è il semaforo più lungo della storia, ragazzi, è una cosa incredibile. Guardate che figata, se io metto il freno a mano, vedete la spia che si accende nel cruscotto del freno a mano? Guardate, lo tolgo, lo metto, lo tolgo, lo metto. Adesso se lo metto posso fare ad esempio questo, poi lo tolgo e ovviamente andrei avanti se adesso premessi l'acceleratore, quindi meglio non farlo. Però che figata, poi posso mettere le frecce naturalmente, vedete? E si vedono le frecce, eccetera eccetera. Oh, finalmente verde, non ci credo. Mamma mia, abbiamo stati qua al semaforo 3 ore. Ho capito che è un enorme, gigantissimo incrocio, però caspita. Allora ragazzi, vediamo dove si trova esattamente. Dovrebbe essere in uno di questi negozi qua. Vedete, questa è una zona veramente di lusso della città, la più di lusso della città. Questa è la Rodeo Drive, si chiama. E vediamo un attimo perché non ho idea di dove. Laggiù c'è una Bugatti, non so se la vedete, incredibile, una Bugatti arancione. Ah, è verde, verde e rosso, e tutte e due contemporaneamente, non ne ho idea. Allora, fatemi vedere. Poison Beast, no, no, non è questo. Non è Croca U, no, è una di queste qua, ma non è questa. Aspettate, proviamo a fare un'inversione a U. Credo che sia su questa via, magari mi sono sbagliato anch'io, ma non penso di essermi sbagliato. Dovrebbe trovarsi veramente qua una di queste qua, non mi ricordo, è l'80 qualcosa. Mi sa che devo andare a vedere nella mappa, ragazzi, perché mi sa che mi sto sbagliando. Mi sto sbagliando forse, non lo so. Oh caspita, sì, mi sa che mi sono sbagliato. Allora facciamo un giro qua attorno, vediamo se lo vediamo magari attorno a qualche parte. Non di nuovo questo incrocio, per favore. No! Ah ragazzi, mi sa che è sulla parallela. Mi sa che è sulla parallela. Aspettate, vediamo se riusciamo a tagliare tutte le corsie di preselezione. Credo di sì, possiamo andare qua a destra anche col rosso. Ok, vediamo, dovrebbe essere mi sa in una di queste. Ho appena controllato su Google, perché se no non ce l'avrei mai fatta. Ok, di nuovo a destra, qua non passa nessuno, perfetto. Dovrebbe essere qui, credo. Guardate che bello, qua c'è una bellissima concessionaria Ferrari. E... ah, eccolo qua! Oh, eccolo qui, trovato, numero 3. Pensavo fosse un 83, perché vedete sembra un 8, invece un 3 basta. Mettiamoci esattamente qui, ok. Purtroppo non abbiamo abbastanza posti nella Porsche, abbiamo 2 posti e basta. E, no, cioè, ne abbiamo anche dietro, però sì, si sta veramente scomodi. Poi non so se siamo in 2 oggi o c'è anche la sua ragazza, non ho idea. Ma eccoci qua, ragazzi, vedete? Questo è il più piccolo negozio di Rodeo Drive che esista, ma lui lavora qua e non è proprio un negozio, è una specie di ufficio. Quindi vediamo, entriamo, vediamo se c'è qualcuno, non saprei. Salve, permesso, salve, c'è nessuno qui? Lo vedo abbastanza vuoto questo ufficio, ragazzi. È permesso? C'è nessuno? Mi sembra che non ci sia nessuno, ho paura a fare, cioè ho paura ad andare avanti. Possiamo acquistare una bevanda però, prendiamoci una Coca-Cola che un pelino di, fame e di sonno ce l'ho. Cioè, ok che non si mangia niente con la Coca-Cola, però un po' di caffeina, vabbè, mi ha dato una Sprite, pazienza, mi ha dato una Sprite. E beviamo questa a sto punto, ecco qua, ok, bene, niente, c'è qualcuno? C'è nessuno? Così, salve, c'è niente ragazzi, è completamente vuoto sto ufficio. Proviamo a salire di sopra, vediamo se per caso, wow, che scale un po' strane. Salve, scusi, l'ho chiamata ma non rispondeva nessuno, siete voi qua dell'ufficio, no? Guardate che strano ufficio, è veramente stretto, ma al biliardo, gli hanno messo la TV col divanetto, gli uffici là con i 3 schermi. Scusi se la interrompo dalla sua, ecco, ma stavo cercando mio figlio. Sì, mio figlio Andreas, esattamente lui. Ah, è di sotto, ah, scusa. Oddio, non l'ho neanche visto, ah, in fondo a destra, ok, grazie. Scendiamo da ste scale che vi giuro, guardate che roba, sono tutte storte, sono tutte ondulose, non ne ho idea, non ne ho la più pallida idea. Allora, diceva in fondo a destra, ma qua mi sa che si esce, no, qua si esce. Ah, in fondo di qua, oh, eccolo, Andreas, ciao, ma è una specie di officina questa, l'hanno messo a pulire, non ci posso credere. Andreas, hey, ciao. Ehi là, come va? Com'è il tuo lavoro? Sta andando bene? Andiamo, dai, andiamo, che ti vengo a prendere, va, che scappiamo da sto posto. Sei un po' pallidino oggi, ti vedo un po' pallidino. Lo so, vabbè, in ogni caso, andiamo fuori, ragazzi. Dai, di che al tuo boss qua sopra, che l'ho conosciuto, è un tipetto un po' particolare, devo ammettere, che, insomma, lo hai... Che timbri il cartellino, ok? Vai, vai, fai quello che devi, che noi intanto ti aspetto in macchina. Quando vuoi, esci fuori. Sì! Ah, ok, aspettiamo... Va bene, aspettiamo lei. Ok, non c'è nessun problema. Se vuoi, intanto beviamo qua. Ah, no, gli hai dato appuntamento qui. Va bene, allora aspettiamo qua. Aspettiamo qua. Intanto, non lo so, aspettiamo un secondo, ragazzi. Guardate Andreas quanto è cresciuto, ragazzi. Guardate qua. Cioè, è incredibile. È diventato veramente un ometto. Oggi, cioè, non mi sembra... È un po' pallido, non si sente tanto bene. Però, guardate, è diventato veramente grande, alto. Molto più magro di quando era giovane. Vi ricordate quando era... Cioè, giovane, quando era bambino. E quindi, vabbè, ci sta. In ogni caso, aspettiamo.
aspettiamo un attimo che arrivi la sua ragazza, che non ho capito esattamente da che parte arriva e perché deve... Boh, vediamo, aspettiamo un secondo. E insomma, niente, com'è andata al lavoro allora? Tutto bene al lavoro? Sì, ho visto alla fine quello che fai, adesso ti hanno messo lì a lavorare al coso, all'officina, però mi pare che se tu non abbia una grande preparazione d'officina, quindi sì, ho visto che stai un po' lavando per terra e mi dispiace, però almeno vieni pagato, almeno per quello, quindi un posto te lo hanno trovato, diciamo, che è raro di questi tempi. Quindi niente, dove vorresti andare a mangiare qualcosa? Ah, eccola qua, ciao! Piacere, Franklin Clinton, sono il padre di Andreas. Ok, certo. E niente, cosa facciamo? Andiamo, un po' imbarazzante questa situazione. Andiamo a mangiare qualcosa? Che ne dici, Andreas? Andiamo a mangiare qualcosa, a bere qualcosa? Tu hai qualche bisogno? Sai, non lo so, hai la faccia un po' da vegana, quelle robe lì? No? Ok, mangi di tutto. Va bene, allora vediamo se riusciamo a salire in macchina, va? Perché è un po', la vedo un po' dura qua. Provate a salire, vediamo se ce la facciamo. Non so se riuscite a salire tutti quanti, perché devi tirare indietro il sedile, Andreas. Devi tirare indietro il sedile, se no non riesci. Aspetta un attimo, va, che ti aiuto io. Un attimo solo, perché non so se ce la fa a tirare indietro. Scusami tanto, amica mia. Aspetta un attimo, ok, tiri indietro il sedile. Apri la porta, tiri indietro il sedile. È elettronico, quindi devi andare lì, lo tiri indietro. Scusa, avanti, non indietro. Ecco perché, ecco fatto, poi una volta che dentro. Ecco fatto, poi una volta che è dentro, che è comoda, ti puoi sedere, apparentemente no. Ok, sopra ci siamo tutti? Sì, ci siamo tutti apparentemente. Bene, chiudiamo la porta. Ecco fatto. E possiamo volare via. Andiamo. Allora, dove andiamo? Che si è già fatto praticamente tardi qua, che la giornata dura veramente pochissimo in questo posto. Dove possiamo andare? Vediamo un secondo. Allora, un bel ristorantino, ma non troppo bello. Al McDonald's. Ottima decisione, signori. Facciamo un po' una corsetta, va, che così li facciamo divertire un po' questi ragazzi. Ragazzi, facciamo un po' di... Wow, attenzione. Oh mio Dio, ok, no, pensavo... Devo ancora abituarmi a questa macchina. Ho accelerato decisamente troppo. Ha troppi cavalli per quello che stavo cercando di fare, ragazzi. Quindi, vabbè. Ok, cerchiamo di non attirare troppo l'attenzione, magari, della polizia, perché sennò potrebbe essere un po' un problema. Che non vogliamo altre multe. Ma d'altronde, ok, mi devo divertire anch'io un po' con la macchina. Sennò cosa l'ho presa a fare questa qui? Ok. Allora, ragazzi, dovremmo quasi esserci. Dai, il McDonald's credo che sia lì di fronte. Ah, no, non era un Mac, è un Burger King. Ah, Burger King. Vabbè, pazienza, la stessa cosa, dai, più o meno, insomma. Beh, bene o male. Eccoci qua. Allora, vediamo di parcheggiare qua di fronte al Burger King, che credo sia l'area in cui ho visto più arresti cardiaci del mondo. Cioè, non ho mai visto così tanti arresti cardiaci in questa città che di fronte al Burger King. Quindi, cioè, io ho paura che forse non dovremmo neanche mangiare qua. Ma questo è quanto, ormai ci siamo. E che fai? Lasci Silvia in macchina? Lasciate in macchina, povera. No, aspetta, Silvia, arrivo io, ti apro io. Aspetta, che bisogna tirare un attimo il sedile in avanti. Poi non ho capito perché oggi gli interni sono rossi e non posso cambiare il colore, quindi ve li beccate rossi. Ok, oh, là, ecco fatto. Neanche finito di dire, ragazzi, l'ho aggiustato. Non ci posso credere, neanche finito di dire. Vabbè, ok, chiudiamo la porta. Benissimo, aspettate, scusate un attimo, prima di entrare al Burger King, che ho lasciato qua la macchina accesa per farti scendere alla fine. Sono dimenticato di... Un attimo solo, ragazzi, Andreas, bravo. Beh, aspetta qua. Perfetto, allora, siete pronti per mangiare qualcosa? Che si sta facendo, cioè, si è fatto ormai buio? Andiamo, dai, andiamo a mangiare qualcosa, così ci rinfocilliamo, così ci rimpinziamo un pochino. Intanto sono andati via il medico e quell'altro tipo. Noi entriamo dentro il Burger King. Eccoci qua, salve, buonasera. Mamma mia, è sempre illuminatissimo sto locale. Da fuori sembra quasi spento. Poi entri dentro, c'è una luce che ti spara flash in faccia, che è una roba incredibile. Ok, ragazzi, allora, che cos'è che volete? Babba. Via, quanto luminoso, incredibile sto posto. Salve, sì, vorrei ordinare qualcosa. Allora, Coca-Cola, Bleeder, Torpedo. Facciamo un torpedo per me con una coca piccola, per favore. Ok, quella lì la chiamo una coca piccola. Benissimo, e voi due invece che cos'è che... Oddio, che fine hanno fatto? Si sono seduti forse? Vabbè, sediamoci lì all'angolo, direi. Sediamoci qua, no, qua all'angolo magari. Se sarebbe anche meglio sedersi qua, no? Occupato? Ci sono altri panini? Vabbè, allora mi siedo un attimo qui e mangiamo un attimo qua, ragazzi. Ecco qua. Aspettiamo gli altri due, vediamo cosa ordinano allora. Ok, dai, vai. Andreas, hai scelto qualcosa da mangiare? Che è troppo, cioè, non riesco più a vedere niente con sta luce qua. Mamma mia, non ci vedo più niente. Hai scelto qualcosa? Appena hai scelto, dai, usciamo, che vi giuro, voi due. Silvia, un attimo, siamo di qua. Ha trovato qualcuno che conosceva. Niente, ragazzi, io toglierei il disturbo perché non ci capisco. Cioè, non ci... Scusa, Silvia, ma la macchina è parcheggiata lì. Usciamo da qua, per favore, grazie mille. E vediamo di... Oh, mamma mia, oh, mi si stanno riposando gli occhi. Una cosa incredibile, cioè, non potevo neanche guardare...
portare. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. Sto Burger King qua non. Boh, non lo so. Speriamo di non fare il locale così luminoso quando facciamo il nuovo concessionario. Perché sennò va male la situazione. Ok, signori, comunque. Niente. Io direi che. Cioè, mi sarebbe piaciuto sapere di più su quello che fa Andreas di lavoro, ma sfortunatamente, ragazzi, purtroppo qua credo che lavi i pavimenti. Cioè, sarà anche in un'azienda abbastanza interessante, ma penso che lavi i pavimenti, quindi non c'è nulla da fare. Io invece direi, ragazzi, che terminiamo qua questo episodio, quindi grazie a tutti della visione. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi per nuovi episodi sulla vita reale, per LSPDFR e altre serie ancora. In descrizione c'è il link di Instant Gaming, in cui vi regalo ogni mese un gioco gratuito, e anche sul mio Instagram, in cui vi faccio scegliere su cosa saranno i prossimi episodi. Ovviamente questo mi è stato proposto tante volte, detto tante volte, di farvi vedere Andreas, di farvi vedere Andreas con una ragazza, e quindi oggi ve li ho presentati entrambi. Detto ciò, ragazzi, grazie a tutti, arrivederci.